Sarà una stagione straordinaria per l'ippodromo Arcoveggio di Bologna, quella che inizierà domani, domenica 29 settembre, col Gran Premio Continentale, corsa internazionale per cavalli di 4 anni, e che poi proseguirà con i Gran Premi dell'Associazione Nazionale Allevatori Trotto, la finale del campionato italiano dei 4 anni, del campionato italiano Master, e si concluderà il 6 gennaio con il Gran Premio della Vittoria. Per questo c'è stata la presentazione ieri in municipio a Bologna, con la partecipazione di Bologna Welcome e Confagricoltura. Cosa significa per Bologna? Per Bologna è un onore ospitare una manifestazione di questa caratura. Sarà un evento che coinvolgerà la città. Quindi il momento importante è chiaramente la competizione, la corsa, anzi le corse che vedranno Bologna far vivere l'Ippica per tanti mesi con notevoli eventi importanti dal punto di vista tecnico, ma soprattutto sarà importante il coinvolgimento della città in tutte le fasce di età della cittadinanza, a cominciare dalle bambine e dai bambini. Chi è il favorito del Gran Premio Continentale? È una corsa assolutamente aperta a tante soluzioni perché non c'è un favorito netto, non ha aderito Zac Congiò, ma non ha aderito perché è stato invitato negli Stati Uniti a partecipare all'International Trot, credo se non la più prestigiosa, una delle corse più prestigiose del mondo. Per questo la corsa sarà sicuramente combattuta e spettacolare.